proprio questa, quella di sapere. Hanno sfilato sul palco, uno dopo l'altro, riconoscimento dopo riconoscimento, fino all'ambita Gran Fascetta d'Oro, che premia la migliore espressione di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. È una festa per il vino, il Gran Galà della Primavera del Prosecco, ma è soprattutto una festa dedicata ai produttori e alle loro fatiche in vigneto. La serata, come ormai da tradizione, è stata ospitata all'interno della latteria Soligo, nell'ambito delle iniziative organizzate per la Notte Bianca del Gusto in programma Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Oltre alle degustazioni di formaggi e alle altre tipicità locali, la manifestazione ha infatti permesso al pubblico di assaggiare i vini vincitori del concorso enologico della Primavera del Prosecco. Ringraziamo la Primavera del Prosecco e questa collaborazione che facciamo assieme. Questo ci insegna che quando ci si parla e quando si fa le cose assieme si possono fare le cose veramente bene, no? Ringrazio ancora la Primavera del Prosecco e sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Il formaggio, per mandarlo giù c'è bisogno di un po' di liquido e se lo mettiamo assieme nel prosecco diventa qualcosa di eccezionale. Il prosecco da solo ha bisogno di essere anche quello mescolato con qualche cosa. Io credo che l'abbinamento sia veramente qualcosa di eccezionale e è qualcosa di eccezionale per il territorio. Con questa serata di gala si chiude ufficialmente anche l'edizione 2017 della Primavera del Prosecco Superiore, la grande kermesse culturale enogastronomica che da marzo a giugno anima i comuni che da Conegliano a Vittorio Veneto producono il Prosecco Superiore di OCG. Questa 22esima edizione è stata veramente importante, veramente di grande successo e soprattutto con vini di altissima qualità che andiamo a premiare stasera. La commissione degli enologi enotecnici ha praticamente classificato oltre all'eccellenza più del 60% dei vini presenti al concorso, l'unico concorso nazionale riconosciuto dal Ministero che valorizza i vini del Conegliano Valdobbiadene e quindi questa è un'occasione proprio speciale per conoscere anche le eccellenze e quindi i vini vincitori, i migliori vini dell'annata precedente. Cresciuta di anno in anno grazie al lavoro dei volontari delle Proloco, Primavera del Prosecco è oggi capace di attrarre migliaia di enoturisti. Oltre alla promozione delle bollicine, la manifestazione costituisce un impareggiabile biglietto da visita per far conoscere un territorio che ha tantissimo da offrire. Non è un caso, infatti, se queste colline sono candidate ufficialmente a diventare patrimonio dell'umanità UNESCO. Prima era una semplice mostra di vini e a questo sono stati aggiunti una serie di eventi, prima di tutto sportivi, ma anche e soprattutto adesso culturali, con visite guidate al nostro territorio, che dobbiamo dire è un territorio assolutamente ricco di cultura e ricco di arte e storia veneziana. I primi mesi del 2017 dimostrano che le percentuali di crescita a livello turistico sono del 10% in questa area, e che significa che il lavoro che si sta facendo sul territorio, grazie anche alla candidatura come patrimonio dell'umanità, sta dando buoni frutti e quindi la gente comincia a capire che il Prosecco non è soltanto prodotto, ma è un territorio, è una destinazione turistica, però su questo bisogna investire. Proprio in quest'ottica di investimento, 16 aziende dell'area hanno cominciato a fare squadra per garantire servizi integrati ai turisti. È così che nasce il progetto di rete Prosecco Hills. Abbiamo servizi diversi, la ristorazione, l'ospitalità degli alberghi, il noleggio delle biciclette, delle vespe, le guide turistiche, gli itinerari. Ognuno ha una sua attività, ma è un pezzo del viaggio, è un pezzo della vacanza, è un pezzo del tutto. Insieme riusciamo a presentare un'offerta completa e quindi questo è il progetto, ma è già concreto perché abbiamo già un calendario di eventi fitto e ricchissimo, per cui siamo già pronti.